appunto su CDM di oggi, ciascuno ovviamente dei ministri, che dovrebbe essere già iniziato fra le altre cose, ciascuno dei ministri dovrà sapere arrivare al CDM preparato. Ci sono 47 obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da realizzare entro il 30 giugno. Tra poco vi farò vedere i punti principali di questa riunione del CDM prettamente dedicata a appunto fare il punto sul PNRR e come stanno andando ecco, i diversi comparti dell'economia. Do subito il benvenuto al Carlo Alberto Carnevale Maffei, Università Bocconi. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Grazie, buongiorno a tutti. Senta, vorrei iniziare appunto con dando ecco un po' di contesto ai nostri telespettatori. Appena concluse le presidenziali abbiamo visto una partenza sui mercati, anche un ecco, abbassamento dei rendimenti del decennale del BTP, anche lo stesso spread dopo l'asse Mattarella-Draghi. Però ecco, mi sembra giusto chiedere se lei è altrettanto ottimista come lo erano i mercati all'inizio di questa settimana. È migliorato, se volete, il fattore di stabilità relativa in Italia, nel senso che il rapporto fra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, che sono stati confermati, e le forze politiche è a favore dei primi. Ma in termini assoluti l'Italia esce con un quadro politico indebolito, fragile, disperso. Quindi nel medio termine i mercati dovranno tenere conto del fatto che non basta un Superman come Mario Draghi per poi far mettere a terra tutti quei 47 obiettivi entro giugno, perché abbiamo già buttato via praticamente tutto il mese di gennaio a parlare di Quirinale. Abbiamo 5 mesi per fare un pezzo fondamentale del PNRR, che ricordo non è tanto un piano di investimenti, ma è un piano di riforme che danno diritto a degli investimenti. Non bisogna confondere, come dire, le cause con gli effetti. E il piano di riforme è un insieme di volontà politiche. E chiaramente se le forze politiche di questa coalizione non si mettono d'accordo e non si allineano alla volontà di Draghi, che è stata esplicita ovviamente ed è a favore delle riforme di giustizia, pubblica amministrazione, appalti, concorrenza, mercati, sono interventi di riforma complessi, strutturati. Questo è quello che si aspetta il mercato che venga fatto. Poi, come dire, vedremo anche dal Consiglio dei Ministri di oggi se c'è convergenza su questa agenda, perché su molti punti ricordo che prima delle elezioni presidenziali i conflitti erano aperti. Non so, penso soltanto al catasto, no? Penso al tema delle liberalizzazioni delle licenze, penso al tema della giustizia. C'erano tanti pezzi del problema che non convergevano. Oggi il potere, ripeto, relativo di Mario Draghi sulla forza politica sembra essersi rafforzato. Se vuoi, la riduzione dello spread e la ripresa dei mercati è un giudizio chiaro da questo punto di vista di continuità e di stabilità. Ma ripeto, la corsa è ancora molto lunga e a fronte di questo scenario, ripeto, inflazione che è ai massimi dopo decenni, una dinamica del PIL che nell'ultimo trimestre del 2021 è stata quasi piatta rispetto alle attese, un quadro generale geopolitico non rassicurante, ricordo la crisi ucraina, e poi se volete anche il proseguimento di una serie di vincoli sulle catene del valore, carenze di materie prime, carenze di indipendenza energetica, soprattutto che quella alimenta l'inflazione. Su questa agenda un singolo governo nazionale non può fare moltissimo, perché non è che l'inflazione importata derivata dal gas o dal petrolio, avete ricordato le dinamiche, può essere fermata. Però bisogna tener conto che gli effetti dell'inflazione in Italia, li ha ben sottolineati l'Istat, sono ancora più bassi rispetto all'Europa. Noi abbiamo qualche decimo di punto in meno rispetto alla media europea, quindi è, se volete, un vantaggio per l'Italia, ma non si è ancora riverberata per esempio sui salari, cioè non si è innescata quella spirale prezzi salari che è quella che alimenta veramente l'inflazione di lungo periodo. Quindi ha ragione la BCE a dire l'inflazione transitoria, questo francamente diciamo tutti lo stiamo dubitando perché è fortemente trainata dalle dinamiche energetiche, però è vero che non si è innescata ancora questo meccanismo di autoalimentazione, quindi è un gradino ma potrebbe non essere una scala mobile, tanto per ritornare a vecchi modelli. In effetti l'Istat cosa ha detto nel suo ultimo documento sul PIL 2021? Ha detto che la dinamica dei salari cresce a un terzo rispetto alla dinamica dell'inflazione, e stiamo parlando del 2021 quando l'inflazione media, come sapete, è stata addirittura sotto il 2%. L'inflazione prevista per il 2022 da Banca d'Italia è 3,5, ma era prevista qualche settimana fa. Oggi i risultati sull'inflazione in Europa 5,1,
costringeranno probabilmente al rialzo. Questo che implicazioni ha sulla BCE? Non mi aspetto niente domani, ma è ovvio che tutti i mercati si aspettano un tapering più accelerato. Ricordo che la BCE è arrivata a 8.6 trillion, cioè 8.600 miliardi di euro di misura di bilancio, cioè ha in pancia asset pari a oltre l'80% del PIL europeo. Sono volumi che non sono mai visti nella storia, tanto per essere chiari, sono molto di più di quelli che la Fed ha rispetto al bilancio americano. Quindi non c'è solo una questione di tassi, c'è una questione in generale di politica monetaria e di, se volete, di presenza, di intervento della BCE sui mercati. Tutto questo dovrà essere ricondotto a una politica più standard, più regolare. Dobbiamo uscire dall'emergenza. L'Italia è pronta per uscire dall'emergenza, dipenderà dalla qualità della risposta politica che daremo. Sappiamo che col debito pubblico che abbiamo è particolarmente esposta l'Italia a ritocchi dei tassi di interesse. Ecco, prima di passare verso questi argomenti un po' più specifici, volevo semplicemente fare il punto sulla situazione politica post presidenziale, che di solito le presidenziali non sono, diciamo, un momento particolarmente seguito, in particolar modo dai media esteri. Questa volta era diverso appunto per la presenza di Draghi. La maggioranza attuale può continuare a funzionare, anzi può continuare in una maniera funzionale, essendo che stiamo parlando, diciamo, di progetti importanti come il PNRR e le riforme per appunto accedere a questa seconda tranche? È un dubbio legittimo che i mercati hanno. Abbiamo visto sul Financial Times proprio un esplicito dubbio sulla sostenibilità politica di una spinta delle riforme. Tutti noi sappiamo che ragionevolmente qualche mese di pace Draghi riuscirà a ottenerla, diciamo probabilmente il primo semestre le cose potranno rimanere sotto controllo. Nel secondo semestre dell'anno, che ricordo è il semestre appena precedente a una consultazione elettorale che avverrà nei primi mesi per legge, nei primi mesi del 2023, lì ci aspettiamo una specie di liberi tutti, e cioè la corsa dei partiti ad accaparrarsi spesa elettorale. Questo sarebbe veramente gravissimo, perché potrebbe proprio coincidere con un momento in cui BCE e mercati invece chiederanno un ritorno a una politica più ortodossa. Quindi ci troviamo in un rischio di una tempesta perfetta, no? In una situazione in cui tutto il mercato europeo chiede stabilità e ripristino delle, se volete, degli strumenti tradizionali. Ricordo che c'è anche il tema del patto di stabilità, no? In Italia siamo qui a chiedere ancora oggi ulteriori scarti di bilancio, ulteriori ristori per decine di miliardi, proprio per far fronte a questa crescita dei prezzi di energia, che però è colpa di tante scelte non fatte, di tante omissioni del passato che non hanno consentito all'Italia un'indipendenza energetica che oggi noi paghiamo, no? E quindi non si interviene poi con ulteriore deficit pubblico per porre rimedio a errori gravissimi fatti nel passato. Quanto alle forze politiche, lo vedremo a partire proprio dai primi risultati di questo febbraio. Se l'agenda del PNRR sarà rispettata, allora qualche mese di progresso ci sarà. Ripeto, la fine dell'anno però sarà il vero momento di verifica, perché lì vedremo se riusciamo effettivamente a portare a casa la tranche del PNRR e a prepararci per un 2023 che, ricordo, non ha più tassi di crescita previsti nell'ordine del 4% o del 3,5%, ma ritornerà molto vicino al 2%, quindi, come dire, appena sufficienti per pagare un incremento del costo del debito pubblico, e nel frattempo, ricordo, non potrà che crescere, perché i mercati non aspetteranno le decisioni della BCE e chiederanno ragionevolmente un aumento del valore assoluto. Noi stiamo guardando lo spread, vero, ma sta crescendo anche il tasso di interesse del debito tedesco, quindi anche i bund tedeschi stanno crescendo in valore assoluto. Lo spread per fortuna non cresce, ma cresce il valore assoluto che chiede il mercato. Quindi l'Italia deve prepararsi a affrontare una stagione in cui i costi di servizio al debito sono crescenti e non è più possibile ricorrere a debito come abbiamo fatto in questi due anni. Le forze politiche sono pronte? Molto poche di loro hanno questa consapevolezza, e ancora meno ne ha l'opinione pubblica italiana, purtroppo.
Allora, ci sono tantissimi punti della riunione di oggi per quanto concerne appunto a fare il punto all'interno del Consiglio dei Ministri dove si trovano i progetti legati al PNRR che includono tantissime riforme. Questa è la nostra selezione, ovviamente pagina 6 della Repubblica, che fa benissimo, diciamo, fa ecco un riassunto molto molto importante delle priorità. Ovviamente la transizione ecologica sembra uno dei punti importanti, 11 obiettivi da centrare entro il 30 di giugno e attenzione, 17 riforme da realizzare appunto entro 30 il giugno per quanto concerne sempre ecco il ministero guidato da Roberto Cingolani. La digitalizzazione è una parte altrettanto importante, da non menzionare la riforma sull'istruzione e non soltanto, lavoro, sanità e l'innovazione, il 5G di cui si parlava veramente tanto, anche lì sono puntati tantissimi soldi per quanto concerne gli investimenti legati al 5G, però secondo lei, in particolar modo parlando della transizione ecologica, a mio avviso un punto molto importante, perché adesso stiamo vivendo in un momento di crisi energetica, tantissimi esponenti della destra accusano l'Unione Europea di non aver fatto sapere ai cittadini che appunto la transizione ecologica sarà molto costosa per i cittadini europei, ed è così, questo è un dato di fatto, lo stiamo vedendo anche recentemente. Le volevo chiedere, 17 riforme, a suo avviso un obiettivo fattibile entro il 30 di giugno? Molto difficile, anche se qualche ministero è più, come dire, più organizzato, più strutturato. Penso al ministero dell'innovazione digitale, in particolare quello di Vittorio Colao, ha già un meccanismo funzionalmente in atto, in effetti sta facendo uscire le gare per il cloud nazionale, quelle per la banda larga hanno ancora qualche difficoltà, però insomma il meccanismo lì è partito. Quello per la transizione energetica, ricordo che è un ministero nuovo, costruito da zero l'anno scorso con certo, l'accorpamento, quindi anche in termini di macchina operativa non è perfettamente funzionale. L'altro ministero importante, quello delle infrastrutture, quello di Giovannini, si lamenta per esempio che il costo delle materie prime, quindi non solo l'energia, sta spiazzando l'allocazione dei progetti, cioè i progetti costano di più di quelli che erano i budget previsti un anno e mezzo fa. Quindi ci sono delle difficoltà per partire, alcuni appunto più semplici, penso al tema tecnologico della digitale, altri molto più complessi. Quanto ai partiti della destra, dovrebbero, come dire, farsi un esame di coscienza, perché non hanno mai favorito una vera politica di indipendenza energetica italiana, cioè in particolare hanno sempre promosso il legame di dipendenza con la Russia, che oggi, guarda caso, fa geopolitica aumentando i prezzi del gas, probabilmente in maniera intenzionale. Non hanno mai voluto, per esempio, mettere sul tavolo una revisione della politica nucleare, che invece la Francia ha fatto, e in effetti la Francia oggi è molto competitiva sul fronte. Noi abbiamo riacceso le centrali a carbone, siamo al paradosso che finiremo il 2021 con il 22 con un aumento della CO2 invece che una diminuzione. Quindi vedete un po', come dire, le contraddizioni della politica. Non parlo dei 5 Stelle, che sono sempre opposti a qualsiasi cosa, si erano opposti addirittura al TAP. Pensate a che assurdità, sono opposti ai sistemi di conversione tra gas liquido per il trasporto del gas. Si sono opposti anche al sfruttamento dei giacimenti di gas nell'Adriatico. Quindi abbiamo tante forze politiche fondamentalmente irrazionali dal punto di vista delle politiche energetiche, e finché gli italiani vanno dietro a questi signori, poi dopo il prezzo della bolletta lo pagano caro. Bisogna ricordare però che le scelte hanno delle conseguenze, hanno dei prezzi. Ripeto, non tutta l'Europa è andata nella stessa direzione, la Francia ha un livello di indipendenza energetica nettamente diverso, ce l'ha anche ovviamente gli Stati Uniti, che hanno però risorse naturali diverse, un paese completamente dipendente dall'estero, che non sta accelerando abbastanza sul fronte delle energie rinnovabili. Ripeto, noi abbiamo installato potenza rinnovabile a un tasso di crescita nettamente inferiore alle previsioni. È una transizione indispensabile quella, nessuno vuole dipendere da fonti fossili per sempre, dobbiamo assolutamente farla, ma questo esige per esempio che la burocrazia non impedisca l'installazione di pannelli solari o di parchi eolici, e probabilmente che il mix di produzione energetica sia più ampio possibile, includendo per esempio l'idrogeno in maniera lucida e chiara. L'idrogeno è un vettore energetico, ma ovviamente i sistemi di produzione dell'idrogeno vanno alimentati con le componenti green, oppure, perché no, è la discussione sul nucleare, che è tornato a essere inserito dalla Commissione Europea come tecnologia di transizione. Parlo del nucleare di nuova generazione.
senza un portafoglio ampio non riusciamo a indirizzare una delle scelte più importanti appunto del PNRR, che è la transizione energetica, che ricordo porta via la maggiore fetta dei finanziamenti e richiede la maggiore quota di riforme proprio sugli appalti, sulla PA, sui sistemi di controllo. Ecco, ultimissima domanda che invece riguarda l'innovazione, sto vedendo proprio quello che stiamo mostrando ai nostri telespettatori, non lo so se si legge bene, però sto vedendo che il Ministero per l'Innovazione Tecnologica di appunto Vittorio Colao ha in portafoglio 6,7 miliardi del PNRR che coprono i 5 bandi di gara per la realizzazione dell'internet super veloce. Il primo bando servirà a portare la fibra nelle isole minori del paese, è andato purtroppo deserto per vari motivi e soprattutto a breve verrà pubblicato l'ultimo per le reti 5G, intendo dire l'ultimo progetto dello stesso ministero. Volevo semplicemente chiederle in termini di TLC, scusate, anche 5G e innovazione, l'Italia a suo avviso potrà rendersi un po' più competitiva nel medio termine? In termini infrastrutturali sì, perché i piani di Colao per colmare il gap infrastrutturale sono corretti, ci sarà qualche intoppo, ma sia sul cloud che sulla fibra che sul 5G le idee sono abbastanza chiare. Sul 5G noi siamo fatti del male da soli, avendo limiti di emissione radio che sono assurdamente bassi rispetto alla media europea, eppure il governo, anzi le forze politiche, ancora una volta sono rifiutati di portarli a livello europeo. Non si può fare 5G senza una norma di emissione che sia standard Europa, costerebbe troppo, quindi quella va cambiata sicuramente, no? Quello che mi preoccupa del Ministero di Colao non è l'hardware, ma il software, cioè la componente dei processi, perché si può installare la banda larga e mettere il cloud, ma se la gente, le imprese, la PA non lo usano poi, capite, è come avere una macchina potente e lasciarla in garage. Quindi c'è tutta la componente di competenze, di cultura, di incentivo ai processi, la parte soft, se posso, della transizione digitale che va potenziata. Sono convinto, ma l'abbiamo visto anche dagli indici DESI, l'ultima edizione, che l'Italia stia recuperando sul fronte infrastrutturale, mentre rimane tra le ultime in Europa per le competenze e l'uso delle tecnologie. Quindi prima di tutto dobbiamo adeguare teste, cuori, competenze, cultura e organizzazione per poter sfruttare, altrimenti, ripeto, diventa una banda disponibile ma spenta, diventa una capacità di calcolo, un digitale che è solo potenza ma non diventa mai atto. Questa è la grande sfida, è una sfida che non può vincere solo il Ministero di Colao, serve quello di Brunetta per la pubblica amministrazione, serve quello di Giorgetti per le imprese, serve tutto il governo che sposi questa filosofia. Questo non lo abbiamo ancora con chiarezza visto. Grazie mille Carlo Alberto Carnevale Maffè, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie a voi, arrivederci. Intanto andiamo a vedere la chiusura.